quest'anno è stata scelta Bitonto per ospitare il quinto raduno nazionale delle città del sollievo, iniziativa volta alla sensibilizzazione e solidarietà per alleviare le sofferenze di malati, anziani, disabili gravi e delle loro famiglie. Con il patrocinio del comune di Bitonto e dell'assessorato al welfare, due sono state le giornate dedicate alla riflessione sul sollievo, alla riscoperta della città e delle sue strutture sociosanitarie, il 5 e il 6 ottobre. I rappresentanti delle 30 città del sollievo sono stati accolti nella meravigliosa cornice del Teatro Traetta. L'interpretazione del premio della Fondazione in collaborazione con l'ANCI è quello del riconoscimento della ricca presenza del tessuto socio ed economico anche del settore e delle strutture sanitarie, sociosanitarie presenti nel territorio di Bitonto. Si fa certamente un gran parlare giustamente del presidio ospedaliero di Bitonto, che rappresenta l'offerta pubblica regionale e nazionale in materia. Forse si parla poco, ed è questa l'occasione per farlo, delle tantissime strutture che hanno coltivato una serie di specializzazioni di natura privata, ma soprattutto volontaristica, che è un privato che ha pertanto un interesse pubblico, che hanno quindi in questo modo la possibilità di darci una diversa accoglienza e dare allo stesso territorio di Bitonto tante possibilità di attenzione per determinate patologie che purtroppo hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare il nostro secolo, la nostra epoca. Anche questo incontro, questo raduno nazionale, il quinto delle città del sollievo, proprio nella nostra città di Bitonto, ci dà l'opportunità anzitutto di conoscere e riconoscere il grande tesoro, il patrimonio che appartiene in fondo a questa città soprattutto, e quindi anche le diverse opere, le diverse strutture, la Fondazione Santi Medici, la Fondazione Villa Giovanni XXIII e tutta quella rete di servizi che in maniera concertata riesce a dare delle risposte al territorio, soprattutto ai soggetti più fragili e vulnerabili. Penso che una prima risposta possa essere proprio questo, il riconoscere il tanto bene che già c'è, è presente nel territorio e insieme stimolarci per farlo crescere sempre di più. Bitonto è inserita in una realtà pugliese ricca di centri di eccellenza volti alla cura e al sollievo. La rete oncologica pugliese, per volontà del presidente Emiliano, nasce proprio per questo motivo: cercare di dare corpo ad un sistema che dia omogeneità su tutto il territorio regionale per l'offerta oncologica e per le cure oncologiche. Far rete per promuovere azioni volte al sollievo è appunto uno degli obiettivi della Fondazione Gigi Girotti di Roma, promotrice del progetto Città del Sollievo con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Gigi Girotti, che è stato un giornalista della stampa, colpito negli anni 70 da una grave forma tumorale, decise di dedicare gli ultimi anni della sua vita per un lungo viaggio, diciamo un inviato speciale nel mondo della sofferenza e della malattia, raccontando dall'interno ciò che un malato prova nel rapporto con le strutture sanitarie e ponendo al centro, ricordando a tutti la necessità di porre a centro il tema della dignità del malato. Il prossimo anno ricorre il decennale della legge 38, promossa dall'ex ministro della Salute Livia Turco e concernente disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Questa legge compierà 10 anni, bisogna applicarla e per applicarla ci vogliono due cose fondamentali. La prima è farla conoscere, diffondere la cultura delle cure palliative, della dignità del fine vita, del fatto che anche quando una persona è nella fase terminale della vita, ha diritto alla salute, ha diritto alla vita nella sua pienezza. E questo è un messaggio che deve passare. I cittadini devono sapere che esistono delle possibilità, che è l'assistenza domiciliare, che sono gli hospice, le strutture, qui a Bitonto ne avete belle, perché ancora troppo pochi conoscono questo diritto, questa possibilità, questa dimensione della vita. E l'altro punto fondamentale è quello della formazione dei medici, perché questa concezione appunto della lotta al dolore e del morire
e della fase terminale della vita e della lunga fase della malattia come fasi che devono essere prese in cura e devono essere vissute con molta umanità. E su questo c'è bisogno anche di formazione.